Ha fatto in tempo a festeggiare i 12 anni del figlio Salvatore Maggio, 37 anni, ritenuto il reggente del gruppo camorristico di Ettore Bosti, attivo a Napoli nel quartiere Mercato e nella zona delle cosiddette case nuove. Il latitante è stato arrestato stamattina all'alba in un lussuoso residence della costiera sorrentina da 300 euro a notte. Maggio l'aveva prenotato per 2 giorni proprio in occasione della ricorrenza. Con lui c'erano anche l'attuale compagna e un altro figlio di pochi mesi avuto dalla donna. L'altro bambino infatti è frutto di una precedente relazione. Al blitz dei carabinieri scattato al termine di un'intensa attività investigativa fatta di pedinamenti e intercettazioni hanno preso parte una ventina di militari che hanno circondato la zona per precludere al latitante ogni via di fuga. Non era armato e non ha posto resistenza quando è stato ammanettato. Sequestrato dai militari della compagnia Centro, guidata dal capitano Michele Centola, anche una vettura, una Fiat Panda, usata da Maggio per andare in costiera senza destare sospetti. Il latitante Salvatore Maggio in effetti era molto attivo sul territorio di Napoli, in particolare nelle aree di Piazza Mercato e delle Case Nuove. Era considerato in effetti l'attuale reggente del gruppo criminale che opera su quel territorio. Sicuramente il ruolo di Salvatore Maggio è un ruolo attivo nelle attuali dinamiche sul territorio, ripeto, sul territorio in particolare con il ruolo di reggente su Piazza Mercato e Case Nuove. Quindi i fatti che avvengono in quell'area territoriale sono sicuramente riconducibili al suo agire all'interno dell'organizzazione criminale camorristica.